Siamo preoccupate ma ottimiste, abbiamo rispettato tutti i protocolli, lo assicurano dalla direzione di Casa Serena, la residenza protetta situata a Bellocchi di Fano che accoglie ragazze e donne in stato di disabilità. Nella struttura gestita dalle piccole suore missionarie della Carità e dai laici è stato individuato un focolaio. Il Covid-19 è stato diagnosticato a 14 ospiti su 30 e a 4 operatrici, ma la situazione, ci hanno detto, è sotto controllo. Abbiamo sempre utilizzato i dispositivi di protezione, ci hanno riferito al telefono. Tra l'altro li acquista direttamente la struttura, visto che è privata e non accreditata al sistema sanitario regionale. Abbiamo chiuso gli accessi al pubblico quando è stato ordinato e stiamo facendo il possibile. A confermare quanto dichiarato è anche l'assessore al welfare del comune di Fano Dimitri Tinti in costante contatto con chi gestisce questa realtà, nata come scuola materna nel lontano 1939 e sviluppatasi negli anni 60 con un'attenzione particolare rivolta alle ragazze portatrici di handicap. Come servizio sociale dell'ambito, territoriale sociale numero 6, stiamo tenendo sotto controllo, ci sentiamo tutti i giorni con chi coordina e eh, comunque con i referenti, le referenti anzi perché sono donne di quella struttura, è una struttura del nostro territorio, chiaramente quindi stiamo dando il massimo del supporto che è possibile dare anche in tema di suggerimenti, di consigli, anche, si sta valutando anche eventuali soluzioni per isolare il più possibile. Ehm, I casi positivi. Proprio in questi giorni, Spiegatinti c'è stato un sopralluogo sia dell'USCA, l'unità speciale di continuità assistenziale, sia del dipartimento di prevenzione. Alcune persone risultate positive sono asintomatiche, mentre altre ci hanno fatto sapere dalla direzione hanno sintomi lievi, con qualche linea di febbre o perdita dell'olfatto. Solo una donna è stata ricoverata, ma al momento non è in gravi condizioni. Va tenuta appunto sotto controllo, lo stiamo facendo. Eh... Stamattina c'è stata anche una riunione dell'UOSES, cioè l'unità operativa sociale e sanitaria, proprio per fare il punto su tutte le strutture residenziali per anziani, per disabili, di, eh, del, sia dell'ambito sociale 6 che dell'ambito sociale 7, quello di Fossombrone. Quindi ecco, gli uffici, la nostra dirigente nonché coordinatrice d'ambito Roberta Galdenzi sono attivi e in una situazione che purtroppo viviamo eh, tutti, eh, che è comunque difficile, stiamo cercando di dare il massimo del supporto.